Ciao Lorenza. Ciao. Innanzitutto ti faccio i complimenti perché Lorenza è un nome originale. No? Grazie. Per una donna, sì. Sì, non ne conosco tanto di Lorenza. Appunto. Tu hai parlato di tradimento nel tuo film, no? Sì. Come tradimento, no, richiamo un po' quella cosa della commedia italiana, un po'. Come si fa a raccontarlo senza cadere nella banalità? Ma guarda, nel mio caso è bastato ispirarsi a un racconto di Niccolò Magniti. Che lo conosci bene, credo, no? Lo conosco abbastanza bene, è scritto molto bene, i personaggi sono meravigliosi, quindi insomma non avevo dubbi che non sarei mai caduta nella roba banale. Perfetto. Anche se il tradimento è un po' banale. Sì, richiama sempre quella, quella cosa un po' lì, superficiale. E appunto tu sei sposata con Niccolò Magniti, no? Tu fai l'attrice, la regista, lui lo scrittore. Chi è che la vediatti a casa? Io. No, le lavo io, faccio la spesa io, cucino io, perché tu sai che l'attrice ha molto tempo a disposizione, molto tempo sì, libero. Sì, lo scopro adesso. Molto, molto tempo libero, diciamo, sta molto tempo disoccupata, quindi può fare un sacco di altre cose, pensare a delle storie, però anche lavare i piatti e cucinare, per esempio. Perfetto. Invece la scelta di Ravello, cosa ti ha spinto? Beh, Ravello prima di tutto è un amico. Quindi tutta una cosa fatta in casa. Quando tu chiedi un attore di lavorare gratis non puoi chiederlo a uno sconosciuto, devi chiedere a qualcuno che è amico, che te lo viene a fare gentilmente. A gratis. Gentilmente, sennò... poi era perfetto, fisicamente era perfetto, e aveva l'aria giusta del personaggio, infatti secondo me lui è il corto, cioè tu vedi Rolando e è del tono del corto. Insomma. Ti scatta un po' così. No, sì, perché fa una tenerezza. Dolcissimo. Sì, ma perché poi sai che c'ha, che lui è un traditore che non è antipatico, cioè è un traditore che gli vuole bene, no? Non è un traditore, ti fa pena un po'. Lo perdoni con la carezza. Lo perdoni, sì, su, figuraccio, ha fatto una cazzata, lasciamo, dai. Dalla. Si punisce da solo col ferro da stiro, va bene l'idea. Invece tra... tu hai fatto cinema, teatro, televisione, sì. Delle tre, quale preferisci? Beh, il teatro sempre. Il teatro è fantastico perché ci sono le prove. Le prove sono lo spazio più bello in assoluto per un attore, perché puoi sperimentare, fare, sbagliare, riprovare, farla cantando, farla ballando, farla piangendo, cioè veramente puoi. Cioè è il vero laboratorio di interpretazione. Ormai il cinema e la televisione è sempre più veloce, quasi non si prova più, si fa la prova girata, si dice. Una prova girata. Quindi girano mentre tu provi, poi se è andata bene dicono ok, buona, la prima, girata, prova, cioè, così. Quindi insomma, spesso allora cadi a fare le cose che pensi di saper fare, insomma non sperimenti tantissimo. Ed è un peccato, insomma. Invece il teatro è quello che lo preferisci, anche io. Anche tu? Sì. Invece... Ma cosa preferisci, vederlo, farlo? Tutte e due. Tutte e due. Più vederlo. Vederlo. Invece, che hai visto di bello ultimamente? Hai visto Binasco, La Tempesta? Bellissimo. 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 Però poi mi passi la cassetta perché non... Come la cassetta? Non l'ho visto. Ah, non l'hai visto? Bellissimo. La tagliamo. No, sai cosa mi interessa? Mi devi dare una chicca su Albanese. Una chicca su Albanese e mi devi parlare di com'è stato un po' il set di Qualunque Mente. Come può essere stato il set di Qualunque Mente? Me la stai facendo a me adesso. No, dico tu. Prova a pensare, come può essere stato il set di Qualunque Mente? Molto ruvido, molto tradizionale. Sì. No, ci siamo divertiti tantissimo. Detto questo, Antonio è anche un attore abbastanza ansioso. Sì. Lui anche viene dal teatro. Lui viene dal teatro ed è bravissimo al teatro. La scena del racconto del motorino rubato, sì, l'hai visto? Sì, Alex Drastico, il personaggio più fico che lui ha fatto. Io lo amo, Alex Drastico, è bellissimo. Lui è... No, ma lui è bestiale perché lui anticipa sempre le cose.
cioè lui fa, che ne so, quello che va con le donne, che dice partito Tupilu, sì. E poi Berlusconi lo troviamo a fare festini le cose, poi dice la testa sempre, cioè io mi ricordo un programma di Fazio dove lui faceva Cettola Qualunque, che a un certo punto si è proprio tolto, mi ricordo che era successo, e lui si è tolto la parrucca e ha detto no, io non ce la posso più fare, perché ormai la realtà mi supera, talmente in follia. È molto popolare lui, non di popolarità, ma nel senso proprio pratico dell'uomo, dell'attore. Sì, invece ti chiedo l'ultima cosa, c'è sta grande bellezza, no? Mm-hmm. Ha spaccato proprio in due. A te ti è piaciuto? No? A me mi ha spaccato in due, nel senso, no, ho amato il primo tempo e molto meno il secondo tempo. Beh, tu pensi che io l'ho visto senza intervallo proprio. Tre ore e mezzo e non sai qual è il primo tempo. E a te ti è piaciuto? A me tanto. Tanto? Io trovo che lui sia un regista di quelli che c'ha il suo stile, c'ha il suo mondo. Poi uno può piacere o non piacere, però sicuramente però uno che suo ha stile, cioè ormai ti siede al cinema e lo riconosci con film di Sorrentino, certo. Sì. Lo diciamo a pranzo anche noi. Sempre qualche giorno fa. Ma no, ma pure domani lo direte, perché sì, spesso lo dite a tavola. Vai, un saluto al Festival Felix. Ciao. Ciao.